Buongiorno compagnia. Buongiorno a tutti. Eh sì, bastardo. Allora, siamo in direzione permessa, ci siamo appena svegliati. Siete appena svegliati. Ah, non andava da solo la macchina. No. 560 km. Oh, buon sì. Buongiorno. Buongiorno. allora, buongiorno. Siamo arrivati a Cattolica, siamo sulla strada per Misano, come puoi far vedere, c'è il delirio. Traffico in mezzo. Facciamo vedere un po' meglio, dai. Facciamo un po' più meglio. Turisti della domenica. La GoPro si ribella, si fulmina sole con quelle cose. Comunque siamo in attesa di arrivare al Gran Premio per vedere il warm up, ma ce lo facciamo qua il warm up. No, prendiamo la speriamo di no, dai. Ci vediamo la Sky Go il warm up, perché sicuro non lo vediamo. Pensa a questi che hanno forse esatto. hanno capito male da quella parte. Ci grande signori là. Se rendono conto tutti da loro di ancora il delirio, sono tutti più stanchi. Ma se facessi finta di stare male, Pietro, tu sei quello più magro, magari diciamo che stai male e cominciamo a correre con la macchina, potrebbe essere un'idea. Adesso un saluto, dai, alla prossima. Ciao. Ciao bastardi. Un saluto. Senti qua come strilla questo motore, come va? Non lo senti mentre viaggia, che musica fa? Come me non sa frenare l'amore. Facciamo un warm up generale. Sto registrando. Ciao. La Laura dov'è? Eccola. Ciao. Allora, stiamo arrivando all'autodromo di Misano Adriatico intitolato a Marco Simoncelli. E la trepidazione è tanta, vero Fulvio? Beh, sì, elevata, diciamo. Mo! Che trepidazione! Io lascio loro. Mi sto accompagnando giusto all'entrata e poi me ne vado all'acquario di Milano. Al delfinario. Mi sa che non ti seguirò. Mambo della Allora, niente, quindi speriamo di entrare a vedere il warm up anche della Moto 3. E poi che Dio ce la mandi buona. E gliela mandi buona. Mamma mia, raga. Vabbè, basta, non vado a immaginare. Non è che il vecchio ci ha mandato da qualche parte, non vedo strade. Infatti mio padre, le ossa rotte, ma poi la musica che ho dentro sale. E io so solamente andare, vado via per salvare un po'. Questo mio cuore è come va, non lo senti mentre batte, che musica fa, come me non sa frenare l'amore che dà, e non è stanco di lottare. Io le sento ancora addosso le parole, gli occhi di mia madre, le ossa.
abbastanza rotte, ma poi la musica che ho dentro sale e Dio sa solamente andare. Vado via per salvare un po' di me. L'asfalto sembra fatto di plastica ed ogni corsa è l'ultima. Quando il mondo corre Yeah.
Laura, come ti senti? Va bene. A me come sempre benissimo, a te come sempre tutto bene, tutto bene. Avete visto questo ragazzo, un misto fra Valentino Rossi e Luca Carboni, visto? Guardate, guardate, la reincarnazione, un misto, un bastardo vero. Eccoci, fine gara Moto2, fine della nostra vita, perché guardate come siamo stipati, tutti più alti anche a noi, siamo dei rumeni, altissimi, ed in inizia a piovere, quindi se continuasse a piovere la cosa sarebbe interessante per la gara, tragica per noi, parecchio. Dai, non la vedo così tragica, io sto per noi. Se tu ti immagini impastati di terra. Io il cambio ce l'ho in macchina, Questo era il cambio. Di prima. Senza tempo. A posto. Siamo in attesa. 50 minuti e inizia Rossi. C'è Tiesi, l'unico che tutto mi sa con Cama Rossi. Si chiama Valentino, si chiama Rossi. Valentino, vale. Biagio si chiama Biagio, perché è incappato, Lorenzo, Lorenzo. Valentino si chiama Valentino. Valentino, non viene manco il figlio Rossi. Però non ha peroni. Senti, Barese, non è una cosa che si prepari per forza una peroni. Thank you.
Thank you.
facciamo il punto di questo giorno. Entriamo, andiamo lì alla sinistra. Stiamo andando tutto bene. Stiamo andando tutto alla perfezione. Stiamo andando tutto normale. Poi Valentino ha recuperato anche quello sciuto. Sembrava un sogno. Un po' bruciato a piovere. E Valentino ha recuperato anche quello sciuto. In modo da bagnato. Davanti, è staccato tutto e ha asciugato la pista. Ha asciugato la pista. Tanto perché siamo venuti noi. E il tanto che ha fermato Mark. No? È rientrato. Sì. Un giro prima e l'ha fottuto. Ma, ci consoliamo alla grande. Perché nel frattempo è caduto. Chi è caduto? Chi è caduto? Orghe. Orghe. Lorenzo. Bravo, come gli fai? Siamo contenti. Come gli fai? Bravo. Bravo. Grazie signore, cresce molto bene, bambino. Allora, è successo che è caduto, quindi anche se avesse vinto sarebbe stato meglio. Magari Lorenzo avrebbe fatto secondo, quindi avrebbe recuperato 5 punti, invece ne abbiamo recuperati 11 più 12, 23, quasi una gara intera, quindi è andata bene, già. Però adesso stiamo entrando nel circuito, a calpestare il suolo sacro. Con il mal di testa siamo solo noi che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso. Siamo solo noi che non abbiamo più niente da dire. Dobbiamo solo vomitare, siamo solo noi che non vi stiamo neanche più ad ascoltare. Siamo solo noi quelli che non hanno più rispetto per niente, neanche per la gente. Siamo solo noi quelli che ormai non credono più a niente, vi fregano sempre. Demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto.
siamo solo noi. E facciamo colazione anche con un toast del resto. Siamo solo noi. Quelli che non hanno voglia di far niente, rubano solamente.